Siamo con Valentina Fiorin, allora, bellissima vittoria, quella della Yamaha questa sera 3-0, neanche nel terzo set, che poteva ancora rimettere in discussione la partita, avete mollato. Credo che non può essere più contenta di così. Sì, perché andare avanti a fare un altro set poteva essere dura, farle tornare in partita, poteva poi insomma far allungare la partita, invece meno male siamo riusciti a chiudere. Siamo fatte recuperare, c'è stato un lungo blackout direi, fortunatamente avevamo un grosso vantaggio, poi alla fine per episodi diciamo siamo riusciti a spuntarla noi. Un po' strani, ecco. Siete partite male, no? Nella prima metà del primo set. Sì, poi sì. Da lì avete preso una spinta e avete commesso pochissimi errori, mi pare di aver visto nella gara, da parte vostra. Forse qua alla fine... Molte determinate anche in difesa. Sì, qua alla fine magari abbiamo fatto qualche errore in più, però come dicevamo, a parte l'inizio del primo set abbiamo avuto un buon ritmo per tutta la partita, a parte qui l'ultimo set. Dove l'avete vinta secondo te? Poi l'analizzerete col vostro tempo. Dove l'avete vinta secondo te? Così molto a caldo. Sì, non saprei dire, però penso che a muro e in difesa siamo state ordinate, siamo riuscite a limitarle molto. E poi in attacco nelle palle alte siamo state più determinanti noi. Sì, abbiamo messo più. Giocate tra quattro giorni, il traguardo della finale è vicino, però anche bisogna sempre fare molta attenzione a queste partite perché c'è un'altra gara. Esatto, sì, io mi aspetto un'altra con me sicuramente. Poi nel frattempo noi abbiamo anche l'altra partita di ottavi di playoff con Monza dopodomani, quindi una partita alla volta. Grazie mille. A voi, ciao.